Ben ritrovati alle Comasto Costruttore. Oggi iniziamo il secondo capitolo del secondo film, I segreti di Pancot. Questo è uno che sta, secondo me, Pancot. Non ti arrabbiare. No, non dirlo. Comunque, Pancot, secondo me, è uno che sta cospirando contro il nostro collega. Ecco sul canotto da cui si sono catapultati. Ah, il saggio del villaggio. Oddio, i capelli, che paura. Ma quel villaggio che non so quale che ha mandato in rovina. Pancot ha rubato. Che stai dicendo? Poverino. È stranissimo un personaggio così. Non me lo ricordo vagamente. Ah sì, sì, me lo ricordo. Vediamo un po' chi sono io. Willy abito da sé. Subito un mini kit. Già ti ho regalato. Perché? No, io non riesco a dare colpa. Ah, paura questo. Di cosa? Le ragne. Ah. Sono i ser... Ma porca miseria, porca! Ah, lo sono io, wow! Devi saltare con A, non con C. Con C? Sì, io di solito premo C per scendere. Che diavolo, che casino! Ah, ok, quello segue, a me. No, una pala! Sì, l'ho presa. Faccio a prenderlo, Belandi, come faccio? Non sarà fondamentale, cioè no, vieni un po', no qua. Se non ho gli elefanti non riesco, no, stupido, dai. Ah, schifosi, cambia personaggio. Così Indiana Jones è lì bloccato. Ah no. Wow. Vai, presto. Ecco un ponte. Sopra, perché segue l'amico suo. Premi Z per raccogliere un oggetto da sopra l'elefante. Wow, no. Devi leggere i consigli che ti dà tuo padre. Guarda quante poche monete. Vergogna. Vergognati. Beh, perché tu non hai avuto questa intuizione molto presto. Io l'ho visto almeno. Quindi costruiscilo. Ma porca boia. Ah, qua serve la pala. Non è fondamentale, chi se ne frega. Sì. E vai. Stiamo andando verso la regia di Pancò. Schiacciati. Ah.
Che è? È una cosa. Prendilo. Noi? Sì? Ma è che no, dai. Serve una banana. Ti ricordi? Sì. Infatti. Casino sti elefanti però, boiaccia madre. Oh. Sì, in effetti fanno molto bello. No, anche bloccano la strada, maledetti. Secondo me questi li ha fatti il lavaggio del cervello poco. Prendi. Grazie scimmia. Anzi grazie Jack. La scimmia di Barbossa. No 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 no. Bloccato da Pancotto. Ma Pancotto non era buono. No, serpenti. E che è? Li schiaccio tutti io. Non ti preoccupare. Come la muraglia cinese. O robe simili. La reggia di cosa? Dove sono io? Ah, serpenti. Ok. Ok. Entriamo nella reggia. Si apre il portone. Meno male che è così semplice. Eccoci. Ecco i pancottiani. È lui. È lui. No, no, ma certo, è lui. Pancot. Oddio. Cos'è un hamburger? Un hot dog. Oddio. Una scimmia di scimmia, oddio! Poverino! Pancot! Con gli altri amici di Rai. Guardia di Pancot. Beh, ci vuole così qua questo punto. Distruggiamo tutto. Abbassiamo un po'. Abbassi. Ti dà fastidio. Troppo alto. Sì. Allora, quindi, ricapitolando, siamo nella reggia di un pazzo, cioè il nostro collega. E no, le sue guardie. Cioè, il nostro collega è Pancot, quindi. Ma no, no. No, il nostro collega è vai quella, qua, là, vai qua, quello vai con gli occhiali. Vai qua. Secondo me. Vabbè, comunque, cioè, ci puzza questa cosa. Sta tramando qualcosa. Ah, una campana. Ok. No, chi quello? Qui bisogna arrivare ad avventuriero, perché sennò... Che non si... Ah, te credo. Capito. Boom. Tu rompi le cose, io intanto mi ingegno. Cervello di scimmia però è stata una cosa orribile. Perché qui fanno ancora vedere cose orribili. Negli altri giochi sono sì, troppo bambineschi. Diciamo come dire... Stupidi. Non stupidi, ma... Sono più... Più adatti meno... ai bambini. Infatti, meno... Con meno azione. Eh sì, in effetti Qui-Gon è morto. Cioè si è vista proprio la scena che potrebbe sì, fare effetto scena. Soprattutto a noi ha fatto molto effetto. Vabbè, perché poverino, guarda che faccia, lì morto. Il nostro amico morto così. Qui-Gon. Che poi era ancora vivo, era disteso. Poi ha chiuso gli occhi, ha fatto gli occhi a X, ma prima. Sì. Sì, comunque una morte lenta e dolorosa. Non era poi un vero Jedi perché non si è dissolto nell'aria.
Sì, i Jedi veri non, quando vengono colpiti scompaiono, come Ben Kenobi. Ah, ormai non ero vero Jedi. Non lo so, l'aveva detto il collega. Noi adesso stiamo andando per uccidere il sconfiggio per una volta per tutte il collega. Quindi non parliamo di lui, potrebbe rintracciarci. Ha ucciso Harry Potter, dai, dovresti... Dovresti essere più rissoso, maledetto. Poi maledetto schifoso, per i suoi piani, sì. Che poi lui... Anzi, facciamo così, lui... Andiamo facendo cose da bambini, ma più bello. Lui è uno spirito. Che va tutti nei cattivi, è uno spirito. Viscido, sì. Che va dai... Fluido. Che va dai super cattivi, quindi... No, sì. Ah, questa sera passerà la storia. Ti abbiamo beccato. So che ci stai guardando. Beh, effettivamente. Ti salutiamo, stiamo venendo a scucciare. Veramente. Effettivamente ci stai guardando. Possiamo anche dire ciao bambini. Quanto è grande la regia di Pancor. Bello che questo livello come ambientazione. Oh, sto distruggendo la regia di Pancotto, perché era il suo nome. La divinità malvagia era Lorenzo, il suo nome è vero, però Pancotto è il nome che gli danno questi indiani. Che poi non è Pancotto alla fine, è il nemico quello lì. Sì, è quel tizio con gli occhiali. Ma era lui quello che poi diventa un sciamano. Sì. Quindi, l'ho capito, devi usare quella lì che urla. Boom. Guarda come ci stiamo già avvicinando a cose. Eravamo quasi a nulla, ma vieni qua un po'. Ganze. Dai, queste spade sono ganze. C'è un tubo, oh, il letto a baldacchino. Sì? Come in Harry Potter. Vedi, perché l'ha ucciso e si sente in colpa, quindi vuole fare tutte... Sì, in effetti questo sembra il dormitorio di Grifondoro. Vedi? Ma sì. Sappiamo il suo punto debole ormai. Lo sconfiggeremo. Cretini, ma è bello fare... Vedi? Anche cosa lì, vedi? Anche in quel quadro, vedi? Quello con la coda. Questo? Che cazzo, con il, stai zitto un attimo, con il, è complicato. Con il croc. Ehi, è complicato. Che è? Vedi? Quello con la coda. Quello con quel croc. È lui? Sì, è lui. Lo riconosco. Bene. Eccoli! Le guardie d'elite proprio. Mori! Assassini spietati. La spada. Che è grandioso. Però se devi lasciare il libro non prenderla. Prendilo tu il libro. Scusami, ma io ero tanto lì bello beato con la spada e mi devi far prendere il libro. Ah, gli scheletri nell'armadio, vedi? Sì, è pericoloso. Ah, è un altro letto a baldacchino. E vedi, ma no, ma sì, nei suoi pensieri contorti, malati. Scusaci, visto che ci stai guardando, ma è troppo bello. È veramente bellissimo. E ora ci benediciamo per il commento. Sì. No? Un altro quadro. Che? Cos'è? Non ne ho idea. Quindi? Ah! No. No, voglio capirlo. Che cos'è? Ah! La piattaforma. Sì, bene, chi se ne frega. Ah, perché ci sali tu? Sì, ma chi se ne frega? No, scusa, là dovresti salirci, vabbè. Ma chi se ne frega? Ma capite come famo? Qui lì c'è un mini kit. Ah, questo, quindi questo è tutto mini kit. Boh. Penso. Come facciamo di uscire? Di qua? No, però... E vaffa, cuffia. Oddio. Attenzione, no, aspetta, di qua. No, è per forza di là. Ah no, ma guarda, scusami, fai qua e qua. Con Indy qua. Ah, è lì potevo farlo io, vabbè, tira giù la leva. Forte.
Ecco un altro quadro. C'è la bambola. C'è anche la bambolina. Ah, la sua bambola. Ciao, bambolina. Ah, Mastro Pintello. No! Ecco, grazie. Sì, quarto mini kit. Sì. È una ballerina. Ah, avventuriero. Ecco la porta nascosta dietro la ballerina, ma non dovevamo aspettarci. Ci stiamo addentrando nei luoghi oscuri e profani del collega. Di quella creatura mistica, più fluida, che si annida nei corpi dei cattivi. Un parassita. Tipo Voldemort. Sì. Di compare la testa e la faccia dietro. Oh, maledetti, però è troppo divertente. È spettacolare. Sì! No! Fine! Il coso che non va, Nancio. Sì. Stava strusciando la faccia contro la parete. No, ma perché sono sceso? No! Ho lanciato la spada! No, aspetta, devo arrivare io lì di nuovo, perché dobbiamo appenderci le due. Qui cosa c'è? La corda. Ah. Eh no, tu lì mi dai fastidio. Vai via. Sparisci, essere schifoso. Beve il sangue di unicorno. Ma sì, ma è una cosa del genere, sicuramente. Ci stiamo venendo a cercare, Quelli che sussurrano la telecamera, secondo me. Adesso vi scrive sui muri, nemici del collega temete. Infatti, una cosa del genere. Ah! Ai ai ai. Oh, i ragni! Quindi quella lì qui non ci può passare. Oddio! Insomma, fai qualcosa o mi lasci qui a morire? Oh no, di nuovo. Senti, toglietelo. Ti ho mangiato dei ragni. Via. Ah, si può fare facilmente. No, una cavolata così anche là. Sì, stiamo arrivando. Infatti, guarda. Sì, ste brocche mi ricordo. Sì. Ma qui ci schiacciano. Ah. Monetina viola. Siamo caduti in trappola, lo sai. Presto! Sì. Sì. Non ci schiaccia. Ok. Oh no! Corri! Che faccina! Che faccino! Giustamente il cappello. Il tempio del di Panko. No, cos'è? Ah, sì. Oh no! Eccolo! L'abbiamo trovato! È lui! Sì. È lui! Maledetto collega! No, poverino! No! La c'è ancora una parte che serve? Non lo so, non mi pare. No, poverino! Guarda che crudele! Dopo aver ucciso Harry Potter. No! Guarda lì, pazzo! Guarda! Gli ha bruciato i vestiti. Livello completato! Gioco libero sbloccata! E l'abbiamo fatto! Willy abito da sera, versione capelli short. Avventuriero questa volta 100%. 100%. Ci siamo rifatti. Altre monetine in più. È uno sciacquone. Ed eccoci qui, guarda che bel gruzzoletto che abbiamo. Abbiamo i fondi per eliminarlo. Ci vuole il milione per eliminarlo. Artefatto. Ci vuole il milione, già è un elefante. Università di Barney. Quando faremo Open World, scusa, lo facciamo in quello lì e così ci sono anche tutti i mini kit. Sì.
Open World? Sì. Certo, è uno slot 100%. Facciamo quindi al 100%, pensavo di farlo qui. No. Ma prima nel livello prima mi ha detto proprio. Nell'open world, lo facciamo nell'open world perché ci sono anche i cosi, c'è già tutto lì. Vabbè. Va bene. Arrivederci da Lego Mastro. Quindi diciamo una cosa, facciamo un'altra nuova. Ah, intanto non è Lego Mastro Building, ma è Lego Mastro Builder. Quindi in teoria, un altro punto, un punto per noi, meno un punto esatto. Per noi. No, scherzo. Sì, sarebbe Builder, ma è Builder. Presto avremo degli aggiornamenti. Nuove. Corso, quindi no, non dirlo. Avremo degli aggiornamenti per quanto riguarda il canale, cose del genere, quindi basta. Arrivederci da Lego Mastro Costruttore. Lego Mastro Builder. Va bene. Ok. Arrivederci da Lego Mastro Costruttore. Ciao.